Onorevole Rossano Sasso, deputato della Lega, un contratto di governo che sembra un lungo parto. A che punto siamo e cosa pensa che accadrà? Allora, in questo momento sono di nuovo al tavolo delle delegazioni dei 5 Stelle e della Lega per cercare di trovare un accordo su alcuni punti critici per noi fondamentali, come l'immigrazione, come la rivisitazione di alcuni trattati europei. E per esempio siamo qui oggi a omaggiare l'ambasciatore russo. Questa potrebbe essere una delle cose più importanti, cioè togliere le sanzioni ad un paese a noi amico, nell'interesse non soltanto del popolo russo ma anche dei tanti imprenditori pugliesi, italiani che sono in affari con loro. Quello che succederà non lo so, so solo che questo fine settimana il popolo della Lega, che è fatto di centinaia e centinaia di migliaia di militanti da nord a sud, farà delle gazebate per chiedere un parere. Un po' come i 5 Stelle faranno il voto online, sì. Parallelamente. Diciamo di sì, noi abbiamo una piattaforma non virtuale ma fisica, fatta appunto dai nostri militanti. Vogliamo sapere non solo da loro ma da tutti i cittadini che hanno votato la Lega, e sono tanti anche in Puglia, un parere su questo contratto. Ecco, onorevole, Salvini ha anche detto, egoisticamente forse mi sarebbe convenuto, ci sarebbe convenuto andare al voto. Non è che ci sta ripensando? Ma no, perché comunque la Lega è in costante e continua crescita. Noi mettiamo da parte gli interessi di partito, cerchiamo di fare gli interessi del popolo che è sovrano e che, nella misura del 31% per i 5 Stelle e del 17% della Lega e poi di altri partiti, vuole un governo. Il popolo vuole un governo per risolvere i problemi, dalla pressione fiscale alla legge sulla legittima difesa, alla riforma Fornero. Salvini ce la sta mettendo tutta fino all'ultimo momento, sta cercando di dare un governo a questo paese. Nel giro di 48 ore abbiamo nominato presidenti di Camera e Senato grazie a Matteo Salvini. Ora speriamo che i 5 Stelle si rendano conto che in politica c'è anche la mediazione e l'incontro di due volontà, insomma. Poi c'è stato questo arrivo, di questo ritorno di Berlusconi come candidabilità, e forse si riaprono certi scenari, no? Ma noi siamo di centrodestra, il centrodestra unito ci interessa. In questo momento però il centrodestra ha in qualche modo non preso le distanze, però ha dato la possibilità a Salvini di formare un governo con una forza politica che non è di centrodestra. D'altronde noi della Lega abbiamo visto Forza Italia reggere non uno ma quattro governi che non erano di centrodestra, ve li ricordo: governo Renzi, governo Monti, governo Letta, governo Gentiloni. Quindi insomma, a Berlusconi potrebbe andare bene un governo Salvini-Di Maio se fatto nell'interesse del popolo.